Il Museo di Storia Naturale del Salento con l'annesso Osservatorio Faunistico Provinciale di Calimera si arricchisce di un nuovo spazio progettato per far sì che gli animali ospitati siano liberi di spostarsi, cacciare e interagire alla presenza del visitatore. Si tratta del nuovo vivarium, una nuova concezione di vivere il terraio. Non si tratta di semplici teche aperte, ma di veri e propri microambienti dove le libellule potranno spostarsi a cacciare gli insetti, a loro volta cacciate da rane e serpenti con le altre specie, pronte a conquistare nuovi luoghi di approvvigionamento per tornare alla fine nella propria vasca di origine. Questa è una novità probabilmente in assoluto. Io non conosco altri luoghi, altri vivari nei quali questo esperimento sia stato tentato con il visitatore. Con il vivarium che sarà inaugurato domenica prossima alla presenza delle autorità, il Museo di Storia Naturale del Salento diventa così la struttura naturalistica più grande del Sud Italia, con l'auspicio, come rimarcato in conferenza stampa, che diventi presto un polo di richiamo turistico forte anche di una campagna pubblicitaria a veicolare sui social una serie di video fake girati con un telefonino dove veniva simulato un'invasione di rettili in tutto il Salento con un alto impatto virale.